Maurizio Carandini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo in memoria di Paolo e Rita Borsellino. Come è andata la mattinata? L'incontro che diciamo è un po' una chiusura di un cerchio, no? Sì, bravissima. La chiusura di un cerchio è iniziata il 14 dicembre dello scorso anno, quando abbiamo intitolato la nostra scuola Paolo e Rita Borsellino. Adesso andiamo avanti su questa storia della legalità e dell'antimafia. Non siamo alla ricerca di premi, di onorificenze strane, noi siamo alla ricerca della verità e di una memoria operante. Oggi ce n'è stata una degna testimonianza col libro di Massimo Caponnetto, il figlio del giudice Nino Caponnetto. Massimo Caponnetto, figlio del giudice Antonino Caponnetto, oggi ha presentato il libro C'è stato un tempo, dove ha raccontato la storia d'amore tra sua mamma e suo papà. Quanto è stata importante la figura di suo papà all'interno del suo percorso di vita e anche il legame tra i suoi genitori? Ma il babbo si è trovato in mezzo a una vicenda, diciamo, che davvero è una vicenda piena di emozioni, no? Piena anche di bellezza, di spunti. E in questa vicenda il babbo è cambiato molto. È stato proprio questo suo cambiamento che mi ha insegnato più cose, no? Nella nostra vita insieme, e vederlo cambiare e vedere che questo cambiamento è andato di pari passo con l'impegno e con l'amicizia, cioè con rapporti forti si sono creati all'interno di questa vicenda a Palermo, soprattutto con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, e l'impegno verso qualcosa che per lui ha rappresentato proprio uno sviluppo della vita, no? Cioè, ha capito che quello era il suo posto in quel momento, cioè lo sforzo per combattere questo fenomeno, la criminalità organizzata, questa mafia, dava il senso a tutta la sua vita, così come è stato anche per Giovanni e per Paolo. E questo senso dell'impegno e al tempo stesso dell'amicizia penso che mi abbia lasciato molto, è il ricordo più forte che ho del babbo. Stamane è stata una mattinata meravigliosa, vabbè. Quando si parla con gli studenti di queste cose c'è talmente tanti spunti, no? Queste vicende, talmente tanti modi di attirare la loro attenzione, di provare a destare emozioni, no? Perché poi attraverso quello si impara le cose, non solamente si riesce a emozionarle. E ci si prova, oggi è stato bellissimo, devo ringraziare la Chiara che è meravigliosa, Maurizio non se ne parla, il posto è bellissimo. Chiara Corrao, nipote del giudice Paolo Borsellino, quanto sono importanti iniziative di questo tipo e quanto è fondamentale parlare ancora oggi con i ragazzi di antimafia e legalità? Ma è molto importante, soprattutto con i ragazzi. Sicuramente quella di oggi non è la mafia quella che ammazza per le strade. È una mafia profondamente diversa che si è evoluta negli anni, già con la fine degli anni 80, inizio degli anni 90, già aveva una forma completamente diversa. È importantissimo imparare a riconoscerla e prevenirla, perché ad oggi ce la ritroviamo in quasi tutti gli argomenti di attualità che ci possono riguardare. E soprattutto i ragazzi, un tema che mi viene in mente è il problema della droga. Molto, molto spesso questi ragazzi arrivano solo per il piacere di provare esperienze nuove, non sanno che c'è un mondo dietro molto molto pericoloso, e il rischio, come accade in molte situazioni, è che diventino poi delle vittime vere e proprie. Quindi secondo me è molto importante parlare ai ragazzi, perché appunto cambiate il linguaggio, bisogna capire anche noi qual è questo nuovo linguaggio, perché non è sempre così facile, soprattutto conoscere aiuta anche a prevenire e quindi evitare poi le situazioni speciali.